Ogni volta che ci si addentra nella vita di un grande personaggio storico, quale fu la regina Vittoria, si incrociano tante altre storie minori che gravitano attorno. Tra queste, un approfondimento su quelli che furono i suoi genitori è a mio parere obbligatorio. Suo padre, il duca di Kent, ebbe una vita breve, ma lasciò un segno in una delle colonie più importanti dell'impero. Mentre la madre ebbe tutta una vita prima della nascita di questa figlia, che vi sorprenderà. Edward, duca di Kent e Strathearn. Il principe Edward era il quinto figlio e quarto maschio di re Giorgio III e di sua moglie, la regina Charlotte di Mecklenburg-Strelitz. Il suo nome era un omaggio allo zio paterno, morto per malattia un paio di mesi prima la sua nascita. Non si conosce molto della sua infanzia, non essendo il principe ereditario, ma la coppia reale era molto presente nella vita della loro numerosa prole. E si presume ricevette un'educazione adeguata al suo rango, composta da materie umanistiche e lingue. A 18 anni iniziò il suo addestramento militare nell'Annova, al tempo parte dei possedimenti della corona, completando poi la sua formazione a Ginevra in Svizzera, con la nomina di colonnello del 7° reggimento di fanteria. A 23 anni, senza apparente motivazione, rientrò in patria senza permesso e come punizione venne confinato a Gibilterra come ufficiale ordinario. Ma non sopportando il caldo eccessivo del Mediterraneo, chiese ed ottenne di essere trasferito in Canada. Le fonti però sono in disaccordo in merito a questi trasferimenti repentini. Secondo un'altra versione, a Ginevra il principe Edward aveva iniziato una relazione poco appropriata con Madame Alphonsine Thérèse Bernardine Julie di Montgenet de Saint-Laurent, moglie del barone de Fortison, colonnello a servizio francese. Le voci giunte alle orecchie di Giorgio III lo spinsero a inviare il figlio prima a Gibilterra e poi nel più remoto Quebec, nell'attuale Canada, per mettere fine alla relazione, ma invano. Julie seguì il principe in entrambe le destinazioni e in Nord America venne introdotta alla società del luogo come Julie de Saint-Laurent, una nobildonna vedova. La coppia si stabilì in una modesta casa in affitto dove visse serenamente per i 3 anni successivi, organizzando cene e intrattenendo ospiti. Bella, intelligente e spiritosa, la loro relazione durò 27 anni e alcuni sospettano addirittura un matrimonio con rito cattolico. Anche se non sopravvivono documenti a sostegno di questa teoria, l'unione secondo il Royal Marriage Act del 1772 non sarebbe stata valida, in quanto priva del consenso del sovrano. Questa disposizione, risalente a soli pochi anni prima, venne resa necessaria quando re Giorgio II venne a conoscenza che ben 2 dei suoi fratelli si erano uniti in matrimonio con donne comuni o generalmente non ritenute adatte. La legge rimase in vigore fino al 2013, quando, tra le numerose modifiche, fu limitata solo alle prime 6 persone in linea di successione al trono. Edward fu il primo membro della famiglia reale a vivere stabilmente per un lungo periodo in Nord America e successivamente il primo principe a entrare negli Stati Uniti dalla sua indipendenza del 1776. Nel 1793 venne promosso al grado di maggiore generale e l'anno successivo servì con successo nella campagna delle Indie Occidentali e nella Martinica, per le quali fu elogiato per il suo grande spirito e attività. Trasferito a Halifax in Nuova Scozia, si distinse per il suo contributo militare e civile nelle colonie. Fu fautore di diverse opere architettoniche, tra cui l'orologio della città e la chiesa locale. Curiosità,
Si deve a lui il primo utilizzo della parola canadese per identificare in un'unica parola i coloni francesi e inglesi presenti sul territorio. Nel 1799 fu battezzata in suo onore l'isola del Principe Edoardo, grazie al ruolo determinante che ebbe nella storia canadese. Tornò brevemente in patria in seguito ad una ferita alla gamba e nell'occasione venne creato Duca di Kent e Strathern e Conte di Dublino. Nel maggio dello stesso anno venne promosso al grado di generale e nominato comandante in capo delle forze britanniche nel Nord America. Popolare tra l'alta società e la servitù, il duca non riscontrava lo stesso successo tra le file dei suoi soldati a causa del regime di austerità a cui sottoponeva prima di tutti se stesso. Per queste sue qualità, nel 1802 fu nominato governatore di Gibilterra con l'ordine esplicito di ristabilire la disciplina tra le truppe ubriache. Ma i suoi metodi provocarono un ammutinamento e sebbene gli fu permesso di continuare a ricoprire formalmente la carica, venne richiamato definitivamente in Inghilterra. Come consolazione per la fine della sua carriera militare attiva, all'età di 35 anni fu promosso al grado di feldmaresciallo. Nel 1813 Edward, che fin dai suoi studi in Svizzera apparteneva all'ordine della massoneria, divenne Gran Maestro dell'antica Gran Loggia d'Inghilterra, prima che questa si unisse alla Premier Gran Loggia e costituisse l'attuale Gran Loggia Unita d'Inghilterra. A Londra il duca spese una gran quantità di denaro nell'acquisto e la ristrutturazione di una casa a Castle Hill Lodge, oggi scomparsa. Nel 1817 la morte improvvisa della principessa Charlotte del Galles provocò una corsa al nuovo erede che vide coinvolto anche il duca di Kent. Tranne il principe di Galles, nessuno dei 12 figli sopravvissuti di Giorgio III aveva concepito un erede legittimo. Le figlie femmine erano rimaste per lo più in seno alla famiglia o avevano contratto matrimoni tardivi e sterili, mentre i maschi si erano dati a una vita dissoluta passando da una amante all'altra o contraendo matrimoni senza il consenso del monarca, legalmente nulli e la cui progenie era del tutto illegittima. La prematura scomparsa dell'unica erede, morta tragicamente di parto assieme al suo bambino a soli 21 anni, provocò una vera e propria corsa al matrimonio degli altri figli maschi, che ormai cinquantenni ripudiarono amanti e mogli illegittime per generare un successore alla corona. Edward si allontanò quindi dalla fedele compagna e il 29 maggio 1818 sposò la principessa Vittoria di Sassonia-Coburgo-Saalfeld di 20 anni più giovane. La loro unica figlia, Alexandrina Vittoria, nacque esattamente un anno dopo, il 24 maggio 1819. Sappiamo che fu attraverso Vittoria che il gene dell'emofilia si diffuse all'interno delle famiglie reali di mezza Europa. Ma da chi ereditò questa malattia? Del tutto assente prima della sua nascita, era legato a un disturbo del cromosoma X. Per questo alcuni scienziati ritennero le fosse stata trasmessa dalla madre. Ma oggi la teoria più accreditata propende per una mutazione spontanea del gene. Suo padre non era emofiliaco e le probabilità che sua moglie avesse generato la bambina da una relazione adultera con un uomo emofiliaco è bassissima, data la scarsa aspettativa di vita degli emofiliaci in epoca georgiana. In circa il 30% dei casi, l'emofilia non deriva da eredità familiare, ma da una mutazione spontanea con un rischio maggiore all'aumento dell'età dei genitori. E il padre di Vittoria aveva 51 anni alla sua nascita. Il duca di Kent si dice fosse molto orgoglioso della figlioletta, ma non ebbe l'opportunità di vederla crescere. Morì infatti in seguito a una polmonite a 8 mesi dalla sua nascita, il 23 gennaio 1820,
precedendo il padre, re Giorgio III, di soli 6 giorni. Gli studiosi sono concordi nel ritenere che Edward non ebbe nessun figlio dalla sua compagna di lunga data Julie de Saint-Laurent, anche se in Canada ci fu chi reclamò una discendenza dal duca di Kent. Ebbe probabilmente 2 figli illegittimi durante gli anni giovanili in Svizzera, una bambina e un maschietto da 2 diverse amanti, ma non essendo stati riconosciuti ufficialmente rimangono ipotetici. Se dal lato paterno la futura regina Vittoria era quindi figlia unica, vedremo che dal lato materno avrà invece 2 fratellastri. Vittoria, principessa di Sassonia-Coburgo-Salford. 7ª figlia e 4ª femmina del duca Francesco di Sassonia-Coburgo-Salford, Maria Luisa Vittoria era una principessa tedesca nata nel 1786. Tra i suoi fratelli, Ernesto, che sarebbe succeduto al padre come erede del ducato, futuro padre del principe Alberto, e Leopoldo, prima sposo di Charlotte del Galles e alla sua morte scelto come capostipite dei re dei Belgi. Non tutti saprete che la futura madre della regina Vittoria era vedova quando si sposò con suo padre il duca di Kent. Il suo primo matrimonio ebbe luogo nel 1803 quando aveva solo 17 anni. Il suo sposo era Emich Harl, principe di Leiningen, di 23 anni più grande, che era stato sposato in prime nozze con sua zia, sorella della madre, da cui ebbe un solo figlio morto nell'infanzia. Bisognoso di un erede, convolò nozze con la nipote acquisita, con cui ebbe 2 figli, Karl e Fedora. Non si sa molto di questo matrimonio, se fosse infelice o un'unione ben assortita, ma il marito morì dopo 11 anni di matrimonio nel 1814. Il loro unico figlio maschio, Karl, era solo un bambino e Vittoria servì come reggente in sua vece. Quando nel 1817 la principessa Charlotte del Galles morì improvvisamente, si creò una crisi di successione. Il duca di Kent, che probabilmente aveva avuto occasione di frequentare Vittoria in virtù del matrimonio del fratello di quest'ultima con la principessa Charlotte, le si propose in matrimonio. La donna accettò e i due si sposarono il 29 maggio 1818 in Baviera, seguito da una seconda cerimonia in Inghilterra l'11 luglio, congiuntamente al fratello di Edward, il duca di Clarence e futuro William IV, con la principessa Adelaide di Sassonia-Meiningen. Vissero i primi mesi del loro matrimonio in Germania, ma quando Vittoria si scoprì incinta, tornarono in Inghilterra per far nascere il bambino su suolo inglese. La piccola Alexandrina Vittoria venne al mondo a Kensington Palace, a Londra, il 24 maggio 1819. A quel tempo John Corey già lavorava per la famiglia come scudiero del principe Edward, ma alla morte di quest'ultimo rimase a servizio della duchessa vedova per i successivi 17 anni. La donna aveva pochi motivi per rimanere nel Regno Unito, sola, in un paese straniero e con una figlia che all'epoca aveva poche possibilità di ereditare la corona. Inoltre, a Londra aveva ereditato i debiti del marito, mentre a Coburgo avrebbe vissuto agiatamente come reggente dei domini del figlio. Ma Vittoria decise di scommettere sul futuro della neonata. Si ritrovò a vivere nelle stanze più fatiscenti di Kensington Palace, sostenuta nel suo obiettivo dall'ambizioso servitore John Conroy. Consapevole dell'impopolarità del nuovo re Giorgio IV, Conroy promosse un'immagine pubblica della duchessa pura, modesta e decorosa, mentre all'interno delle mura domestiche era capo del cosiddetto sistema Kensington, che aveva l'obiettivo di isolare e educare a piacimento la piccola Vittoria. Conroy era sposato e dalla moglie ebbe 6 figli, ma molto
Molto presto i pettegolezzi su una relazione tra lui e la duchessa vedova si diffuse in tutta la corte. Tutt'oggi non ci è dato sapere se le accuse avessero fondamento, ma la duchessa di Kent riponeva una fiducia cieca nell'uomo. Solo alla sua morte, avvenuta nel 1852, accettò di verificare i libri contabili, scoprendo considerevoli ammanchi finanziari. Quando era ormai troppo tardi, comprese di essere stata raggirata e, pentendosi amaramente, si impegnò nel ricucire i rapporti con la figlia. Fino a quando la posizione di erede presunta di Vittoria non si fece più stabile, la piccola corte di Kensington si sosteneva soprattutto grazie all'appoggio economico di Leopoldo, fratello della duchessa. Quest'ultimo, infatti, riceveva dal governo britannico un'enorme rendita di 50.000 sterline l'anno, assegnatagli dal Parlamento in occasione del suo matrimonio con la principessa Charlotte del Galles. Victoria si legò morbosamente alla figlia, proiettando su di lei la sua chance di riscatto, ma non si rese conto, se non molti anni dopo, che l'eccesso di protezione ebbe solo la conseguenza di accrescere il disprezzo nei suoi confronti della figlia. L'isolamento forzato fece sì che le sue uniche compagne di gioco fossero le figlie di Corey e la sorellastra, la principessa Fedora, di 12 anni più grande, che si era trasferita con la madre in Inghilterra. Mentre il fratello Carl lasciò presto Londra per perseguire i suoi studi universitari e assumere a pieno titolo l'eredità paterna, Fedora visse più a lungo con lei a Kensington Palace e, nonostante la differenza d'età, le due erano devote l'una all'altra. Scommetto che in pochi siete a conoscenza del fatto che la regina Vittoria avesse due fratelli. Sto preparando un video su di loro per soddisfare la vostra curiosità. Iscrivetevi al canale per non perderlo. Nel 1830, con la morte di Giorgio IV e l'ascesa al trono di Guglielmo IV, la posizione di erede della piccola Vittoria divenne praticamente certa. Il nuovo sovrano aveva ormai 64 anni e la regina aveva ormai superato l'età fertile senza essere riuscita a dare un erede al marito. Il Parlamento concedette finalmente alla duchessa un generoso vitalizio e la carica di reggente per la figlia, mentre nello stesso periodo suo fratello Leopoldo venne disegnato nuovo re dei Belgi, al seguito del quale cedette le sue entrate britanniche. La rottura tra Vittoria e sua madre divenne insanabile quando quest'ultima sostenne Conray nel tentativo di obbligare a firmare un documento in cui dichiarava quest'ultimo suo segretario personale. Quando a soli 18 anni Vittoria divenne regina, finalmente libera, relegò entrambi nell'ala più lontana del palazzo, rifiutando ogni contatto con loro. Solo quando nacque la sua prima figlia, anche lei battezzata Vittoria, si aprì uno spiraglio di riavvicinamento con la madre, grazie anche all'intervento del principe Alberto. Al tempo, Corey conduceva ormai una vita da gentiluomo di campagna e la sua assenza favorì la progressiva dispersione di ogni tensione. Divenne una nonna affettuosa e la regina Vittoria accettò di riparare le sue finanze. Trascorse gli ultimi anni della sua vita a Frogmore House, nei pressi del castello di Windsor, dove morì nel 1861 a 74 anni. Riposa in un mausoleo appositamente costruito per lei nei pressi dei giardini della casa. Spero che questa piccola incursione nella vita familiare della regina Vittoria sia stata di vostro interesse. Credo che se il padre non l'avesse lasciata orfana tanto presto, anche il rapporto con la madre sarebbe stato completamente diverso. Come promesso, il prossimo appuntamento sarà con i fratellastri di Vittoria. Secondo voi fu un legame sereno o ugualmente teso? Non vi resta che aspettare il prossimo video per scoprirlo.